Ciao ragazzi, nuovo video. Allora, questo è uno sparliamone, come avete letto dal titolo. Allora, uno sparliamone sulla scuola in generale, ma più particolarmente sulle medie e sull'esame di terza media. Volevo fare questo video da un bel po' di tempo, da giugno, perché ho detto lo faccio quando finisce la scuola, così lo faccio e me lo tolgo di lì, perché avrebbe avuto più senso, però non ho avuto tempo e quindi lo faccio adesso. Allora, le medie, allora io andrò a parlare, diciamo che parlerò un po' della mia esperienza e un po' delle cioè in generale delle medie e come magari io le ho affrontate o come è meglio affrontarle. Allora, io ho affrontato le medie normale, cioè bene. L'esame di terza media ha avuto un buon esito, sono uscita con 8, quindi sono contenta di quello che ho fatto. Allora, le medie io le ho affrontate con impegno, diciamo con studio cioè studio con costanza, quindi sempre studio tutti i giorni. Adesso magari ci sta quel giorno che diciamo che in seconda ero più altalenante. Parola strana, io vado a cercare, vabbè. Ero più altalenante, forse non so, magari ho avuto anche io dei problemi, quindi non mi c'ero messa molto bene a studiare, comunque non ho avuto grossi problemi, insomma. Ero più giù, non avevo voglia. E quindi ci sta che mi ricordo ancora adesso la verifica di storia, ho dovuto studiare tipo 30 pagine un giorno, ma lasciamo stare, sono dettagli. Infatti ho detto meglio che studio tutti i giorni adesso. Difatti in terza media sono stata molto più costante a studiare e quindi sono orgogliosa di me stessa. Ok, comunque allora la prima media di solito si vive di cioè di rendita delle elementari, di quinta elementare. Io infatti ho ripassato quello che ho fatto in quinta e anche approfondito. In seconda ho iniziato a fare delle cose nuove, anche lì noi abbiamo molto approfondito con la nostra classe e in terza media abbiamo fatto per la prima metà del quadrimestre, abbiamo fatto il primo quadrimestre, diciamo che abbiamo fatto, siamo andati avanti. Poi intorno ai mesi dicembre, gennaio, così abbiamo fatto i tavoli orientativi, cioè abbiamo aperto una parentesi, diciamo, sulle scuole superiori. E adesso non mi ricordo che giorno è stato, comunque abbiamo fatto i tavoli orientativi. Praticamente consistono che un giorno, intorno appunto a quel periodo lì, la scuola, diciamo, le terze medie praticamente non fanno lezione perché vengono praticamente gli insegnanti delle scuole superiori, diciamo, della zona, adesso non di Spezia, non sono venuti, però insomma di Aulla, per esempio, il classico, sono venuti con i professori, magari due o tre alunni, e ti spiegano come è fatta la scuola, gli orari, le materie, insomma, un po' l'organizzazione. E la classe praticamente noi ci hanno diviso in gruppetti tipo da 5, da 4, 5, non da troppi, altrimenti facciamo già confusione. E andiamo in queste aule dove ci sono questi professori delle scuole superiori e ci spiegano un po', praticamente sono seduti ai tavoli e noi siamo seduti in quelle sedie davanti a loro, ci spiegano un po' come funziona la loro scuola, perché dovremmo andare nella loro scuola, insomma ci indirizzano un po'. Io mi ricordo che sono andata a sentire ragioneria, vabbè, linguistico, psicopedagogico o scienze umane o socio, cioè si chiama in qualunque modo ormai. Poi il classico di Aulla e altri tipo alberghiero, però in realtà io ero già indirizzata verso il linguistico, cioè sapevo già dall'inizio che volevo andare al linguistico, però ho detto facciamo un giro, casomai dovessi cambiare idea. E quindi io appunto ho fatto così, ma anche per non saper cosa fare, quindi anche perché, cioè, una volta che vado al linguistico, poi dove vado? Cioè, non è che sto lì quella mattinata lì a fare niente, cioè, allora ho detto con le mie amiche andiamo a sentire un po' tutto, magari appunto chissà se cambio idea. Quindi vabbè, quella giornata lì è dedicata appunto a quello e non fai niente, cioè, la mattinata, cioè, magari forse ti stanchi più anche delle lezioni. Poi, la seconda parte diciamo, il secondo quadrimestre di terza media lo dedichi all'esame anche, in preparazione all'esame, quindi gli argomenti, inizi a ripassare tutto quello che avete fatto in prima, cioè addirittura parti da robe molto indietro, per esempio di storia, noi abbiamo fatto, cioè siamo partiti da cose indietro,
abbiamo fatto già tipo 2 anni, sì, no, forse l'anno scorso, vabbè, comunque le abbiamo iniziate a ripassare, che poi non vi servono, cioè almeno se voi parlate la prima guerra mondiale vi servono, però io ho parlato della guerra fredda addirittura, quindi ho l'ultimo argomento che ho studiato, quindi ho detto siamo a cavallo. Quindi niente, iniziate a ripassare, poi gli ultimi giorni ti dicono, diciamo, ti spiegano un pochino l'esame, poi non più di tanto, perché non lo sanno neanche loro fra un po' che prove ci sono, perché comunque vabbè, l'esame in generale è andata bene, perché è andata bene, insomma, sono orgogliosa di me stessa, soprattutto dell'orale, perché siete abbastanza emotivi come me, io sono una ragazza molto timida, anche se magari non lo notate così, però sono timida, molto timida. E negli ultimi anni un po' mi sto aprendo, ma sono una ragazza chiusa, timida, molto emotiva, sensibile. Quindi guarda, io sono veramente ansiosa prima di un esame, prima di una cosa importante che devo affrontare. Quindi, infatti, l'orale avevo paura di andare nel pallone, far figuracce. Invece è andato bene, sono stata sicura di me stessa, è andato molto bene. Poi, le prove scritte, anche quelle sono andate bene. Una cosa che le prove scritte te le fanno vedere all'orale, non te le dicono prima i voti, te lo dicono all'orale, ti fanno vedere le prove scritte. E praticamente, diciamo, io ho visto la mattina, quelli che l'hanno fatto male ti fanno vedere le prove scritte dopo. A me, ad esempio, me l'hanno fatta vedere prima, infatti ho detto meno male che le fanno vedere prima perché altrimenti avevo paura che le avessi fatte male. Sì, in generale, quelli che le hanno fatte bene te le fanno vedere subito i voti orali, così ti tranquillizzi. Invece quelle che poveracci li hanno, poveracci, vabbè, che non sono riuscite a farle bene, te le fanno vedere dopo. Infatti avevo paura tantissimo per matematica e è andata bene che ho preso 6, quindi è andata bene. Io matematica, la mia bestia nera, io odio matematica, è una cosa che proprio non mi riesce a entrare nel cervello. E anche gli invalsi sono andati bene. Poi vediamo. Cioè, ho già parlato di tutto praticamente. Sì, le medie. Allora, le medie, oh, come detto prima, non so se l'ho già detto. Comunque, sì. Se siete comunque stati bravi, siete impegnati alle elementari, le medie saranno abbastanza, non dico una passeggiata, ma saranno comunque abbastanza semplici perché siete comunque già abituati a studiare o comunque a impegnarvi nello studio, nei lavori scolastici, quindi dovrete essere abbastanza tranquilli. Se siete come me, ansiosi, emotivi, così, così, la prima settimana io, prima di iniziare le medie, vi giuro che io stavo piangevo di pomeriggio, avevo veramente paura di non essere capace. In realtà ne è passata una settimana e ero già ambientata. Poi in prima è più difficile perché ci sono quelli di terza media che ti prendono in giro. Me lo ricordo, invece quest'anno io ero tipo, sono la più grande ragazza, non, cosa volete? Rispetto ai primini e quindi niente. Infatti mi facevo incavolare, poi adesso sono arrivata in terza. E io non li prendo in giro chiaramente quelli di prima perché non ha senso, però mi sento potente. E niente, mi sentirò molto impotente quest'anno quando inizierò il linguistico. Quindi, oh Madonna, cioè tutti quei di quinta superiore ti passeranno vicini. Noi siamo in prima. Aiuto, vabbè. Spero, cioè, che sia abbastanza, che mi troverò un po' come le medie, quindi non sarà una cosa difficilissima. Comunque so che sarà molto più difficile delle medie perché i voti, basta guardare i quadri, si vedono. E vanno, cambiano molto, quindi se magari hai 9, magari ti tocca un 8 o un 7. Quindi mi dovrò impegnare di più. Il segreto di fare bene nelle scuole, qualunque scuola, poi alla fine della fiera, adesso non l'asilo però, comunque qualunque scuola è impegnarsi, fare del proprio meglio, studiare e insomma farsi un po' piacere quello che si fa, perché altrimenti se non ti piace una materia, come a me non mi è mai piaciuta matematica, non avrai poi abbastanza, cioè non avrai dei bei voti alla fine della fiera, cioè sia la sufficienza, ad esempio io ce l'ho perché comunque se ti impegni, se ti metti la tua buona volontà, ce la fai. Però mi devono abbastanza anche piacere le materie perché altrimenti non riuscite a impegnarvi, ma sono la prima che lo dice, quindi comunque questa diciamo era la mia esperienza e anche un po' un racconto in generale sulle medie. Non vi preoccupate anche con l'approccio con il francese perché
dipende dal professore, comunque non è una lingua così difficile. Imparerete a conoscere questa lingua. Io il prossimo anno contesco, mi faccio un segno della croce perché ho Madonna. E comunque niente, questo era appunto uno spariamone così in breve. Se avete delle domande me le fate sotto sì, boh, nell'info box. Nei commenti mi chiedete delle domande se volete, se ne avete, e vi risponderò, sarò felice di rispondervi. Niente, direi che ho finito, sì, il video. Sì, l'esame, vabbè, l'esame io praticamente avete una tavolata di professori davanti e in generale a me mi hanno chiesto di cosa volessi parlare, quindi un argomento a piacere. Una cosa delle tesine che mi stavo scordando. Io nella mia scuola assolutamente quasi nessuno ha portato la tesina perché un mio compagno l'ha portata, l'ha data al professore, la professoressa di tecnologia, l'ha aperta, l'ha guardata, non ha detto niente, pover cioè poverino, mi dispiace perché non ha detto niente, poi gli ha detto di parlare di tutta un'altra cosa. Lui la sapeva perché aveva studiato comunque, però sai, se tu non avessi studiato ci avresti fatto un po' una figuraccia. Infatti aveva detto fin dall'inizio dell'anno di non portare tesina, però lui l'ha voluta fare e quindi appunto poi si è ritrovato di parlare un argomento, cioè il motore a scoppio aveva portato l'energia, cose del genere. E infatti io me l'ero fatta la tesina ma per conto mio e difatti ho studiato già 5 minuti anche, ho ripassato 5 minuti prima dell'esame, l'orale, perché volevo essere sicura di saperlo. Niente, quindi questo era lo spariamone sulle medie e sull'esame, spero vi sia piaciuto. E nulla, come ho detto prima, fatemi delle domande, se ne avete, e niente. Ciao ragazzi, al prossimo video.